Bradley Cooper a Venezia non c'è. Aderisce allo sciopero di Hollywood, ma in concorso c'è il suo maestro, il biopic dedicato al direttore d'orchestra americano Leonard Bernstein e al suo profondo legame con la moglie. A raccontare il padre in conferenza stampa, la figlia Jamie, che lo descrive come un uomo con due anime, quella contemplativa, che esplodeva di notte quando si metteva a scrivere musica nel suo studio, e quella estroversa che collezionava amici ovunque andasse. Tutto il cast schierato per Adagio di Stefano Solli, ma che ci tiene a sottolineare che con romanzo criminale, c'è solo il legame che i protagonisti del suo film sono i componenti della banda della Magliana nella fase decadente finale della carriera. Il suo è un atto d'amore, dice, verso Roma, una città dove incendi e blackout utilizzati nella drammaturgia sono elementi reali. È una storia di uomini che fanno i conti con se stessi. Tony Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini e Pierfrancesco Favino sono loro i gangster che non vogliono abdicare alle vecchie regole del crimine. E Favino si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. Si chiede perché ad interpretare, ad esempio, Enzo Ferrari sia stato Adam Driver e non un Alessandro Gassman, e si chiede se vi sia una sorta di disprezzo per gli attori italiani. Gli interpreti stranieri, conclude, sono lontani dai protagonisti reali delle storie, ad iniziare dall'accento esotico. È affidata a Luca Barbareschi la presentazione di Palace di Roman Polanski, fuori concorso, regista assente, un affresco del mondo di oggi, tragicomico, un film corale, tra gli attori un interprete russo lontano dalle interviste per ovvi motivi di sicurezza, ma presente al Lido. Secondo Leone alla carriera Tony Leung e si accendono anche i riflettori sulle feste. All'Arsenale, solo su invito, il party di Re Giorgio. Armani ha ricevuto dalle mani del sindaco di Venezia, a bordo del suo yacht ormeggiato in riva degli Schiavoni, il Leone d'Oro. È un onore consegnare un premio del Leone d'Oro al presidente Armani, professor Armani. Giorgio Armani per noi, per me, è un'icona della bellezza, dell'equilibrio, e proprio a Venezia penso sia giusto riconoscere questo. Una storia che onora il nostro paese, la nostra città oggi, ma il nostro paese in generale. Per cui, caro Giorgio, te lo diamo davvero col cuore. Grazie a voi. Tra gli invitati esclusivi, George Clooney e la moglie Amal, premiata per la sua attività di legale a difesa dei diritti umani. E chissà che la coppia non si veda anche sul red carpet, in tantissimi ci sperano.